Quindi potete vedere quanti ne siete riusciti a fare. Quello che io vorrei fare è provare a presentare tutti questi automata più o meno con le loro storie. Ok? Allora iniziamo da questa storia, che è la storia del leone che incontra i pesci e alla fine sfida il pavone, e farvi vedere come funzionano e magari raccontarci un attimo questa storia. Ciao. Ok? Allora iniziamo da questo gruppo che ha fatto questi quattro automata. Io prendo questo. Allora, state tutti quanti qua, dai. Vi mettete tutti quanti. Io Francesca. Andrea. Alessia. Ok, e che storia? Come si chiama la storia? Leone e tre pesci. Ok. Ci stiamo registrando. Allora, aspetta. La storia inizia che un giorno un elicottero incontrò un leone. E il pericottero disse al leone: ci sono tre pesci che si vogliono incontrare. Ci fai vedere come funziona? Ok, grazie. E poi che successe, Andrea? Il leone andò a incontrare il primo pesce. Sì. Sì, ce lo fai vedere anche come funziona? Passami la mano. Ok, incontrò il primo pesce. Che gli disse il primo pesce? Che gli regalò un'unghia d'oro. D'oro. Ok. E poi il leone andò a incontrare anche gli altri due pesci. Allora, facciami vedere. E che il leone gira il e incontra anche gli altri due pesci. E che pesci sono? I pesci di bronzo, argento e di bronzo. E gli fanno altri due regali. Un elmo? Uno scudo? No, allora, quello d'argento gli regala una zampa d'argento. La zampa d'argento, giusto. E quello di bronzo? Di bronzo una criniera d'argento. Una criniera di bronzo. E poi alla fine con questi oggetti magici il leone va a combattere con il pavone. E ce la fa a sconfiggerlo o no? Un pavone vede il leone e gli dice che se vince lui sarebbe preso tutti e tre gli oggetti. Si prenderà l'unghia e tutto quanto. Ok, e chi vince questa battaglia finale? E la battaglia la vince il pavone, e quindi il leone gli deve dare tutte le cose. Il pavone diventa l'animale più forte del mondo per aver sconfitto il leone. Okay. Allora, questa storia come si chiama? Milo l'alieno. Milo l'alieno. E come inizia? Un giorno un alieno decide di distruggere la Terra. Ok. E quindi? Per dimostrare la sua forza. La sua perché forza. Doveva diventare più forte. Perfetto. E quindi? Quando va sulla Terra incontra una bambina e gli dice: perché non distruggi Marte? Allora lui gli dice: sì, vado subito. E quindi? Allora dopo lui va di nuovo sullo spazio e con il suo cannone, diciamo, distrugge invece che la Terra, distrugge la neve Marte. Ah, e da quel giorno Marte non esisteva più. Però la Terra sì, e quindi noi siamo salvi. Va bene, la mamma radioattiva. Lui ricerca la merma per ritornare un gigante. Ok, e ci riesce? Sì. E quindi ritorna anche con i suoi amici? Sì, diventa piccolo e va con i suoi amici. Ma poi è gigante. È sempre un gigante. Va bene, grazie. Mi portate sempre lì. Allora, facciamo quello dello zoo? Ho tutto il gruppo che c'ha un automata. Allora, rimettetevi voi. Lo zoo del cuore. Allora,
che non usciva mai dalla gabbia. Ma un giorno? E quindi un giorno Zazo, che non usciva mai dalla gabbia, decise di scappare. Poi? Allora andò in città e tutte le persone che lo vedevano scappavano. Si arrampicavano sopra il primo albero che vedevano. Mm-hmm. Però dopo un po' di giorni il puma si sentì solo e quindi tornò allo zoo. Perfetto. E tutti facevano festa. Perché era tornato allo zoo. Il bambino vampiro. Sì. Praticamente c'è un bambino che è un bambino normale. Allora la notte va a dormire e la madre, che era un vampiro, però sì, il bambino non lo sapeva. Ok. L'ha morto. Ok, e quindi anche il bambino? Anche il bambino diventa un vampiro. E che succede quando diventa vampiro? Forse. Che succede? Va bene. Che succede? Quando esce la luna piena e il bambino diventa vampiro, c'è qualcuno che lo va a chiamare. Va a chiamare la sua amica. La sua amica. E poi che succede? Lui che dice? Io non me lo ricordo. Suona. L'amica suona. E il bambino dice: ho da fare. Perché la bambina voleva che lui usciva di casa. Ma il bambino aveva paura di uscire, perché aveva paura di morderla. E quindi poi che succede? Che il bambino comunque... E allora poi... Fere, tu ci avevi visto Beppe, tu l'hai fatto questo, quindi... No, non l'ho fatto bello. Ok. E poi nella luna piena il bambino lo morse. Morde la bambina e tutti e due vampiri e vivono. Ok. John, che era un bambino. Sì. E visto che era tanto tempo fa, ci stava ancora la guerra. Sì. E con la guerra la madre morì. E questo bambino la seppellì. Mentre scavava per seppellirla, trovò un sigillo. Lo allungò una mano per prenderlo, lo toccò e uscì dal sigillo una luce abbagliante. Lui si trovò in un laboratorio di un alieno su Barsoom, detto anche Marte. Okay. E questo alieno lo costringe a fare un esperimento, ma sbagliò le dosi. E quindi? E quindi John si trasformò in un lupo mannaro a quattro braccia. L'alieno lo cacciò dal laboratorio. Sì. E lui gli servivano i soldi perché non poteva andare in giro nudo, ma su Marte per vincere i soldi dovevi vincere delle gare con le navicelle spaziali. Ok. Lui affitta una navicella gratis e va a fare queste gare e le vince tante che diventa ricco e compra la villa più bella di Barsoom. Okay. Però lui voleva tornare a casa. Però non si ricordava dove aveva messo il sigillo. Pensò e si ricordò che l'aveva lasciato nel laboratorio dell'alieno.
andò nel laboratorio dell'alieno, sconfisse l'alieno, prese il sigillo e tornò a casa. Okay. Quando tornò, la madre era di nuovo viva. Il bambino è la foca. E questo bambino era andato con lo scoccia. E un giorno in Scozia incontrò questa foca e tra loro venne una forte amicizia e giocavano sempre insieme, soprattutto a palla. Mm-hmm. E infatti la sua domanda rappresenta il bambino con la foca che giocano il loro gioco preferito con la palla. Oh, poi però che succede? Che lo zio... che lo zio non vuole che il bambino... sia con la foca perché non vuole fare lo scemo perché il bambino è amico di una foca. Allora decide di rapire la foca e glielo dice al bambino, però il bambino non voleva. E la mattina dopo, quando arrivò, la foca non c'era più. E dove era? E perché l'aveva preso lo zio, che ci vedeva fare un circo con quella foca. Perché sapeva giocare pure bene a palla. Mm-hmm. Allora a un certo punto il bambino si arrabbiò, andò al circo dove stava per esibirsi la foca, la liberò e tornarono tutti felici e contenti in Scozia. Perfetto. Parla di Rapunzel che è diventata una dark Dai, va bene. Allora, Rapunzel che diventa una dark. E come ci diventa? Quando ci diventa? Ci diventa perché è stanca di fare la principessa. E allora diventa una dark. E che fa quando diventa dark? Esce? Esce, va in discoteca. Ah, in discoteca. Ciao. E quindi e poi? E poi dopo Rapunzel, infatti, e Rock viene andando in discoteca, incontra un ragazzo ancora lui. Un ragazzo sempre Dark Rock, okay. E venne tra loro un grande amore. Okay. E poi finisce perché il tempo. Va bene, vivono felici e contenti. E poi, il robot Megazord del malvagio Voldemort. Sì. Allora, il robot Megazord. Un giorno, il robot Megazord, mentre camminava nel castello preferito dove faceva sempre le due passeggiate, vede Voldemort, il suo amico. Sì. Cominciano a lottare e chi vince questa lotta? Megazord. E come fa a vincere? Brucia Voldemort. Ah, brucia Voldemort. E quindi Voldemort scompare. Ed era il cattivo. Ho capito. Come si chiama questa storia? La pop star. C'è una volta una pop star che si chiamava Anna e aveva una cagnolina che si chiamava Lilli. Questa cagnolina, quando la pop star è andata al concerto, la cagnolina si era persa perché un signore ha tirato un osso per terra nel bosco e voleva cercarlo. Okay. E la pop star esce dal concerto senza il suo cagnolino. Allora andò nel bosco a cercarlo e l'ha trovato. E andarono a casa. E vissero felici e contenti. E vissero felici e contenti, va bene.